tutti, qui Callisto, bentrovati in Inside. Quest'oggi voglio parlarvi di un gioco abbastanza recente, cosa che non facciamo di solito perché cerchiamo delle chicche particolari. Il gioco in questione comunque è Crash Team Racing Nitro Fuel. E lo so, l'hanno già portato tanti e io sinceramente l'avevo pronto già una settimana dopo l'uscita. Però mi sono preso del tempo che ho notato delle cose che voglio dire assolutamente nel video per tutti i fruitori di Crash Team Racing o futuri fruitori. Allora, questo gioco trae molta ispirazione da Mario Kart, come era ovviamente la sua controparte originale, perché questo è un remake, Crash Team Racing, però ha un'anima tutta sua, un modo di essere tutto suo. Non voglio bestemmiare, è una mia opinione. Crash rispetto a Mario Kart è più difficile perché dobbiamo equilibrare i salti, le derapate, il modo di saltare nelle piste, le scorciatoie e i potenziamenti. Ciò non toglie che ci vuole abilità anche a Mario Kart a guidare i kart, però Crash a mio parere è più difficile. A parte questo, il gioco è stato rinnovato grazie a Bennox e ovviamente anche la Activision che detiene i diritti, che gliel'ha permesso. Vanta tantissime piste. Allora, 18 sono le originali, poi prese da Nitro sono 13. A queste aggiungiamo altre due bonus, che sono una retro, che è ovviamente la pista turbo vecchia, e poi c'è la pista nuova che hanno messo adesso con il Gran Premio, che è Tour de Crepuscolo. Ed è fantastico, perché i DLC in questo Crash verranno rilasciati gratuitamente. Quindi nuovi personaggi, nuove skin e nuove kart. Quindi nuove robe da personalizzare. Piccola freccia su sta cosa. Personalizzare non significa come a Sonic modifico il kart e sono più veloce. No, modifico il kart perché mi piace, punto. Qui i personaggi in questo gioco hanno delle abilità, chi è portato per l'accelerazione, chi per la velocità massima e chi per la guida. Queste tre abilità sono, diciamo, in categorie. Cioè ci sono personaggi che sono adatti ai principianti, a chi non ha lo sbatti di impararsi veramente la pista come Dio comanda, e gli avanzati. Ciò non toglie che il comparto dei personaggi è abbastanza variegato e possiamo trovare comunque i nostri beniamini comunque in queste categorie. Questo non implica che i personaggi che sono suddivisi in categorie non possano vincere le gare, anzi, questo dipende sempre dall'utilizzatore, dal giocatore. Quindi non armatevi di panico se un amico usa un altro personaggio, dipende da come sapete la pista e come lo usate. Allora, poi c'è da dire che comunque il gioco si compone di una modalità avventura, dove noi potremo cimentarci in una storia che è palesemente presa da Crash Team Racing, un pochino rivista nello script, ma comunque quella, e ci metteremo in tutte le gare del gioco. E questo è, diciamo, alla fine un pretesto per imparare a giocare l'avventura, perché ci sono tante tante modalità di gioco. Per citarvi qualcuna è la battaglia si suddivide in altre 6 tipologie: gradi di pancetta, acchiappa la bandiera, caccia di cristalli, all'ultimo kart e battaglie con i limiti. Ce ne dovrebbe essere un'altra se non sbaglio, che in questo momento non ricordo. A queste possiamo ovviamente giocare in locale con 4 amici oppure con il PC, che ovviamente potremo creare delle svariate modalità di gioco, tra cui mettere dei potenziamenti piuttosto che altri, mettere più IA difficoltosa, così tanta altra roba. Quindi possiamo già orchestrarci su questo. Poi ovviamente la gara singola, la prova a tempo, perché giustamente un gioco di gare ci vuole la prova a tempo,
A questo si aggiunge la corsa alle reliquie, che è un altro tipo di gara a tempo, più difficile perché dovremo prendere delle casse per dimezzare il nostro tempo. La sfida CTR, che è la mia preferita, dove non solo avremo la difficoltà di completare la gara con la difficoltà che abbiamo scelto, ma abbiamo anche il dover prendere, prima di tagliare il traguardo, queste cavolo di lettere CTR che compongono la scritta proprio Crash Team Racing abbreviato. A questa poi c'è anche la sfida ai cristalli, dove noi in una prova a tempo dovremmo prendere i cristalli di una determinata mappa, che per l'appunto dovrebbero essere 15 arene circa, se non sbaglio i calcoli. Che dire, Crash ha per non parlare di un fottio di personaggi, come ho detto, verranno ampliati con le varie patch o DLC gratuiti, come vogliamo chiamarli, con questi gran premi che sono molto intriganti. Cioè, per spiegarvi un po' anche il gran premio, come funziona per chi non ce l'ha, chi non ha Crash, diciamo, è comunque una gara che possiamo effettuare online e dovremo prendere, vincere. Se vinciamo abbiamo dei punti e della nitro. In questo caso la nitro serve sia a sbloccare delle robe sia come punteggio, quindi vincere gare e vincere nitro ci mette in una classifica globale che va man mano si amplia di punti. Quindi c'è chi può vincere perché ha totalizzato il massimo in punti, cioè vincendo le gare, o con i punti della nitro. A questo si sbloccano anche delle robe aggiuntive. Tutte queste cose che si sbloccano, come ho detto, servono per la nostra, il nostro piacere, se vogliamo avere un personaggio vestito in un modo o in un altro. Questo non toglie che il personaggio vestito in un'altra maniera ovviamente ha un modo di fare diverso se vince la gara o perde la gara. Poi, che c'è da dire di più? L'online ha, come ho detto, 30 fotogrammi al secondo, stabili, a meno che non avete una connessione becera o abitate a, diciamo, in Africa, per dire, un paese del terzo mondo. Allora, a quel punto non avrete abbastanza connessione per reggere, a parte che in Africa alcuni porti ce l'ha la connessione molto meglio della nostra, ma sono dettagli. Quindi, a meno che non avete una connessione brutta, il gioco funziona, non avete problemi che qualcuno vi lancia una bomba un'ora dopo che voi siete passati e vi becca proprio a voi in quel momento, no. Quindi l'online è stabile, non avete problemi di server né matchmaking, perché ne trovate giocatori. Che dire, il gioco io lo consiglio a tutti gli appassionati di queste gare, diciamo, cartunesche, ma anche a quei appassionati di Mario Kart però non hanno più il Nintendo. Ultima cosa prima di concludere, tornando a quello che dicevo all'inizio video, perché ho tardato? Ovviamente mi sono accorto di alcune cosette riprendendo anche Crash Team Racing originale. Cosa sono le cosette? Che per l'amor del cielo ci stanno questi cambi? Sì e no. Allora, la prima cosa è la gravità. Se prima, e questo sarà difficile mostrarvelo, se prima potevamo fare dei salti particolari e ci permettevano di raggiungere certe cose, adesso per raggiungere certe scorciatoie o certi accorgimenti nostri dobbiamo posizionarci in una certa maniera. Ovviamente il salto c'è e sembra della stessa altezza, ma la caduta è diversa. Quindi cosa comporta? Che se noi cerchiamo di arrivare a una certa parte, col salto all'epoca riuscivamo perché la caduta era più leggera, e adesso che è più veloce non possiamo fare quella cosa. Altre cose che sono state cambiate un po' per rendere il gioco meno avvezzo a glitch
era il fatto che, per esempio, nella pista cloaca, che era la mia preferita, potevamo andare, visto che si trova nelle fogne, quindi in percorso tubolare, potevamo usare la derapata col turbo e arrivare fino al tetto, e tanto che prendevamo velocità potevamo fare tutto il giro del tetto prendendo sempre più velocità, comportando sempre di più la possibilità di compenetrarci alle varie strutture del gioco. Adesso non si può fare più, perché arrivata a un certo punto del percorso cloaca, cioè all'altezza del tubolare della fogna, ci ritroviamo che il nostro kart perde velocità. Altra cosa che viene a modificarsi è, per esempio, alcuni modi in cui giocavamo noi era usare certi salti per accorciarci la vita nella pista. Faccio l'esempio più becero: stazione Oxide, che è una stazione spaziale, ci sono due parti, noi prendevamo il turbo, saltavamo, c'era un pezzo di stazione che era una curva, noi potevamo saltare all'uscita già dalla curva. Qui, se proviamo a farlo, ci dà percorso fuori pista, quindi ci deve rimettere in pista, perdiamo tempo per respawnare, quindi niente. Questa è un'altra cosa che hanno tolto. Ci sono le hitbox differenti: se prima potevamo fare il percorso veramente stretto, adesso dobbiamo stare attenti a delle hitbox che ci segnalano che abbiamo preso il muro, anche se abbiamo ancora qualche centimetro. E un pugno allo stomaco per me, giocatore di vecchia scuola, però ci farò l'abitudine. Per concludere, io cosa devo dirvi? Ne vale veramente la pena di Crash Team Racing? Dal mio punto di vista, per chi è, come ho detto, è amante di queste corse cartunesche, direi di sì, perché il gioco comunque costa, diciamo, nuovo 40 euro, che non sono nemmeno esagerati per un gioco nuovo, e comunque, come ho detto, è pieno di roba questo gioco. A questo si aggiunge un'addizione a 60 euro, che francamente non ne vale la pena quella 60, perché le stesse cose che abbiamo noi, che l'abbiamo preso pure a 60, si sbloccano giocando. Non, a parte alcune esclusive, come alcuni costumi esclusivi, non c'è nulla che effettivamente ne vale la pena a 60. Quindi, che dire, io vado adesso, ritorno a scimmiarmi nelle piste di Crash Team Racing, come state vedendo nel canale. Io già sto mettendo i gameplay. Detto questo, vi aspetto in pista. Ciao ciao.